fine del conflitto, il governo decise che anche l'Italia, come altre nazioni, avrebbe avuto il suo milite ignoto da ricordare. Doveva essere uno qualunque, tra le migliaia di soldati caduti al fronte e non identificati. Hanno nominato allora commissioni che hanno visitato tutti i cimiteri sparsi tra Veneto, Trentino e Friuli per scegliere i resti di 11 caduti senza nome. E fra questi c'ero anch'io. Ci hanno portato poi nella cattedrale di Aquileia, dove una donna, Maria Bergamas, madre di un triestino e poi risultato disperso, avrebbe finalmente scelto chi di noi doveva rappresentare la strage dei senza nome. La povera donna non ce l'ha fatta ad andare oltre le prime bare e si è accasciata davanti alla mia. Ma perché proprio io? Cominciò allora un viaggio incredibile di 3 giorni da Aquileia a Roma, salutato da milioni di persone. Tutti quelli che avevano perso una persona cara durante la guerra mi gettarono un fiore, mi mandarono un bacio o pregarono per me. Sì, per me. Arrivo a Roma il 4 novembre, anniversario della vittoria. Mi mettono dentro l'altare della patria, a Piazza Venezia, sotto lo sguardo di una folla muta e in un silenzio irreale, dove forse troverò finalmente la pace. E spero che l'abbiano trovata anche mio padre, mia madre, Agnese ed Emilio. E anche Nicola, che so che si è fatto migliaia di chilometri in treno per andare a trovare la mia famiglia, parlare bene di me e piangere un po'. Però io alla fine ho capito perché la povera Maria Bergamas ha scelto me, senza saperlo. Perché io avevo fatto una promessa. E le promesse si mantengono. Anche dopo la morte. Il treno che mi ha portato da Aquileia a Roma è passato dalla stazione della mia città. E Agnese era lì, a guardarmi e a salutarmi. Sicura che lì sopra ci fossi io che mantenevo il giuramento. Accanto a lei c'era Emilio. E anche lui sperava che in quella bara ci fossi davvero io. E anche se non c'ero, chi se ne importa? Quello era il nostro addio e l'inizio della loro nuova vita. Spero davvero che sarà bellissima. Luca Scarpi, una battuta di chiusura anche se le immagini parlano da sé. Questo è il filmato più toccante di quella che è stata la nostra conferenza ed è un ricollegamento al passato per programmare poi il nostro futuro. Benissimo, purtroppo il tempo è volato, quindi mi dispiace anche dovervi salutare ringraziandovi naturalmente della vostra partecipazione. Il futuro, Raduno 2018, Piave 2018, quindi con i bersaglieri qui in Veneto, e ne parleremo comunque ancora, avremo modo anche i nostri telespettatori di aggiornarli anche sui tantissimi eventi di cui abbiamo solo accennato, ma ce ne sono veramente molti, molti di coinvolgenti e insomma tutto da scoprire, c'è ancora tempo per un percorso in divenire. Intanto è importante capire
capire di che cosa si tratta, conoscere il mondo dei bersaglieri, estremamente affascinante. E noi, io vi ringrazio, vi facciamo ancora vedere una piccola clip in chiusura prima del quinto piano che ci attende, e quindi seguiamolo insieme. Buonanotte, buon proseguimento, grazie ancora di averci raggiunto e alla prossima. Grazie. 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 Piano, e voglio andare proprio a scoprire, a farvi scoprire che cos'è quinto piano, quindi Euro Interim Servizi, e vediamo che cosa c'è da scoprire nel pomeriggio. Eccomi qua. Buongiorno Elena, ben arrivata, benvenuti. Benvenuti a quinto piano. Che cosa c'è qui? Quinto piano è un mondo pieno di cose. Venite, vi faccio vedere e vi spiego che cos'è. Liliana, dove siamo? Allora, qui siamo nella zona della biblioteca. Dietro di me abbiamo gli acquari dove si svolgono le lezioni singole, quindi il one to one con il tutor per andare a approfondire una materia, preparare un'interrogazione o un compito in classe o magari anche un'esposizione molto importante. E allora, è un doposcuola. Si tratta di un doposcuola, un pomeriggio per i ragazzi che hanno bisogno di un piccolo aiuto. Ma come viene dato questo aiuto? Andiamo ancora a scoprirlo. Intanto io vedo delle formule matematiche. Filippo, cosa stai facendo? Di che cosa ti occupi? Sto facendo degli schemi per il secondo principio della dinamica, uno degli argomenti che più mette in crisi gli studenti in fisica. E quindi devono essere supportati da te nel pomeriggio quando devono affrontare queste tematiche altre? Sì, diamo un supporto in materie come fisica, una di quelle che crea più difficoltà, poi biologia, scienze, matematica, queste sono quelle di cui mi occupo io. Quindi un aiuto a fare i compiti, ma anche una vera e propria ripetizione, più divertente delle ripetizioni normali, qualcosa di diverso. Si spera sia più divertente. E allora, lasciamo imparare la trigonometria insegnata da Filippo, che è bravissimo, esperto di materie scientifiche, ma non ci fermiamo alle materie scientifiche, c'è la letteratura, ci sono tante materie per le scuole superiori, poi anche per le medie, ma anche per le elementari. E allora andiamo a vederle.
E allora con Liliana, responsabile di quinto piano, andiamo a scoprire un'altra aula, tutte colorate, tutte belle, attraenti, perché ho detto bambini, ragazzi, adolescenti, seguite tutti, tutti. Dai 6 anni fino alla piena maturità, compresi appunto anche i test universitari. E allora giriamo, la struttura è bella grande, soprattutto luminosa, colorata e attraente. Incontriamo Lucia che ci fa scoprire che cosa, dove siamo. Siamo in una sala ristoro dove i nostri ragazzi fanno un po' di pausa, magari si fanno una chiacchierata, si conoscono. Proprio una domanda tecnica, ma se io volessi iscrivere mio figlio, mio nipote o qualcuno a quinto piano, cosa devo fare? Può chiamarci tranquillamente, parlare con me o con la Liliana, può venire a vedere, fare un'ora di prova che sarà gratuita e dopo decido in base a quelle che sono le necessità, decidiamo assieme quali sono le pianificazioni per questo ragazzo. I ragazzi sono contenti? I ragazzi sono tutti contenti, sì, vanno via sorridendo, a volte arrivano un po' brontolando, però poi vanno via contenti. E allora andiamo a scoprire anche questa idea, questa contentezza, da cosa nasce un progetto che in realtà è ben più ampio, ma dovete seguirmi. Andiamo a conoscere il presidente, ma voi lo conoscete ormai già. Eh sì, Luigi Sposato è la mente di tutto. E allora vediamo cosa ha da raccontarci. Vogliamo raccontare un po' come nasce questo progetto recentissimo, però che ha una storia ben più lunga. Sì, la storia è lunga, ahimè gli anni passano per tutti. Nasce dall'esperienza di Eurointer, Agenzia per il Lavoro, e successivamente dall'esperienza dell'Agenzia per il Lavoro abbiamo fatto nascere nel 2003 l'Eurointer Servizi e abbiamo creato di conseguenza questo quinto piano. E partendo da un concetto semplice, noi crediamo che l'approccio al lavoro, l'approccio all'impresa, l'approccio alla vita, l'approccio alle relazioni è sempre un approccio, è sempre un modo che tu hai di affrontare le cose. Se lo affronti in maniera adeguata hai successo, se non lo affronti in maniera adeguata non lo hai. Allora noi crediamo che l'approccio allo studio sia un modo di approcciare anche alla vita, e quindi conseguenza, se non hai dei risultati nel mondo della scuola, nello studio, evidentemente hai un approccio allo studio diverso, che è un approccio dallo studio sbagliato. Quindi da qui la necessità di correggere questo approccio, che sia un approccio proattivo allo studio, un approccio motivante, un approccio dove tu aumenti l'autostima, non diminuisci la tua autostima. E il tutto viene fatto attraverso insegnanti giovani e di conseguenza il ragazzo si sente seguito in un contesto comunque molto gradevole e diciamo che siamo insomma sempre in movimento. Sempre in movimento, ma sempre attenti alle persone, a dare anche certezze e sicurezze, quindi provare per credere, affidarsi a una struttura. All'inizio i genitori possono naturalmente anche entrare con i propri figli per vedere di che cosa si tratta, ma poi sicuramente li lasciano andare per la loro strada perché sono ben supportati e ben seguiti. E allora da via dell'Industria numero 60 a Padova in zona industriale al quinto piano della struttura, noi vi lasciamo.